Benvenuti sul mio canale. Allora, oggi nuovo video di Nail Art, per San Valentino. Ne farò soltanto due di Nail Art per San Valentino. E come prima Nail Art, già io ho preparato la tip, dopo la seconda tip la andrò a preparare in seguito. Ho messo il Pure White di Passione Unghie, quello bianco, e poi ho messo il Top Coat, questo dell'Undead, vabbè. Per rendere le unghie opaca. Allora, come prima Nail Art andremo ad sì, scusatemi, andremo a realizzare un orsacchiotto che tiene un cuore, tipo come fosse che abbraccia un cuore. E invece nella seconda Nail Art andremo a fare un cuore, tipo come fosse una collana, e andremo ad inserire delle microperle. Dopo questo, vabbè, ve lo spiego dopo. Allora, adesso ogni volta che farò un video di Nail Art vi dirò anche i gel color di Passione Unghie, solo di Passione Unghie. Che a meno che non devo usare un glitterato che è un'altra marca che manco mi ricordo qual era, però vabbè. Vi dirò ogni volta i gel color che andrò a utilizzare prima di cominciare la nail art. Così se c'è qualcuno di voi che vuole acquistare, vede un colore mentre io faccio una nail art che utilizzo, che gli piace, che gli interessa, gli dico sia il nome che il codice del gel colorato. Così in eventuale acquisto su Passione Unghie che volete fare, se volete prendere un colore ed è come ce l'ho io un colore, almeno lo sapete qual è e lo andate a vedere. Allora, come vi ho già detto, io ho utilizzato il Pure White, questo qui di Passione Unghie Elfast F01. Poi andremo ad utilizzare il Mood, il colore nuovo che ho acquistato, che è un grigio, Fast F74. Non ve li sto aprendo, li vedete dopo mano a mano che li applico. Poi il Bubble Gum, che è un rosa, Fast F56. Poetico, l'altro grigio, che questo rimane un po' più chiaro, Classic C104. Il Surf, che è un celeste, Fast F34, e poi Zone Black, Fast F16. Questi sono i colori che andrò a utilizzare per fare questa determinata nail art. Dopo, per la seconda, lo vediamo dopo, insomma. E niente, io vi lascio al tutorial di questa prima nail art, poi passiamo alla seconda.
L'art l'abbiamo fatta, ve l'ho fatta vedere anche prima al rallentatore. Adesso andiamo a fare questo cuore, usiamo solo un colore e poi andiamo ad utilizzare queste microperle qua, oro dorate. È tipo un ciondolo, esatto, è un ciondolo. Allora, come base, ho utilizzato questo colore qui nudo, Classic C17, ve lo faccio un attimo vedere, eccolo qua. Visto? Adesso qui è opaco. Non me lo vedete anche la differenza tra lucido e opaco, vedete? Vabbè, basta. Poi adesso vado ad utilizzare il Red Diva, che è il Fast F03. E quindi adesso vi lascio. Vi lascio. Vi lascio.